Tutto è iniziato attraverso un passaparola con alcune nostre amiche che avevano già vissuto questa esperienza. Così ci siamo attivate, abbiamo compilato la nostra domanda di partecipazione e successivamente abbiamo effettuato il nostro primo colloquio presso il Centro Diurno Artisticamente di Frosinone. È stato amore a prima vista. Il centro accoglie 12 disabili adulti con l'obiettivo di migliorare la loro autonomia ed indipendenza futura, quando cioè i loro genitori non saranno più in grado di prendersene cura. Da subito siamo state accolte con molto affetto, sia dagli utenti che dal nostro OLP. Le giornate sono perfettamente organizzate affinché non ci si possa mai annoiare. Ogni giorno della settimana prevede infatti ben due attività diverse, una durante la mattina, l'altra nel pomeriggio. Personalmente abbiamo deciso di contribuire attivamente nel proporre diverse attività laboratoriali, come l'orto giardino, mani in pasta, laboratorio creativo, con la resina e ceramica. Non sono mancate poi le uscite al mare, in montagna e allo stadio. Ogni esperienza vissuta in questo anno mi ha permesso di crescere e migliorare. In particolare, ho avuto modo di scoprire e potenziare le mie abilità comunicative e sociali, il mio coraggio, la mia capacità di adattamento. Sicuramente l'esperienza del servizio civile rimarrà impressa nel mio cuore. Grazie ad essa ho scoperto cosa vorrò fare in futuro: continuare a donare il mio tempo per migliorare la qualità della vita di chi è in difficoltà. Questa esperienza è stata per me un momento di crescita personale che mi ha permesso di aprire gli occhi su una realtà che purtroppo la società cerca di escludere: la disabilità. Ho imparato che ognuno di noi porta dentro di sé un mondo di esperienze che lo rendono uniche, e la soddisfazione più grande è stata vedere negli occhi dei ragazzi, giorno dopo giorno, la vera felicità, fatta di impegno e determinazione. Ognuno di loro mi ha insegnato qualcosa e mi ha aiutato a capire che non c'è limite che si possa superare. Artisticamente!